Buongiorno ragazzi, bentornati sul canale. Stamattina volevo fare un'altra tier list. Ieri abbiamo fatto quella del Napoli, del calciomercato del Napoli dal 2013 al 2022. Oggi volevo fare una tier list dei grandi numeri 10 della storia. Prima di cominciare, volevo invitarvi come sempre ad attivare la campanella delle notifiche e di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto. Andiamo subito in questa tier list dei numeri 10. Cominciamo con questa tier list. Le categorie sono differenza assoluta, goduria per gli occhi, direttori d'orchestra, dominio della tre quarti, genio e follia. Cominciamo con Agi. Allora, Agi per la testa che ogni tanto non riuscivo a controllare, dovrebbe andare tra genio e follia, però visto che era un giocatore a tutto campo che poteva dirigere anche la fase difensiva, lo mettiamo tra direttori d'orchestra, classe innata e ottimi piedi. Abbiamo Gianni Rivera. Allora, Gianni Rivera lo mettiamo nella goduria per gli occhi perché era un calciatore corretto prima di tutto e poi è stato il primo pallone d'oro della storia d'italiano. Roberto Baggio. Allora, Roberto Baggio per me il più grande calciatore italiano. Lo dobbiamo mettere. Baggio deve andare da differenza assoluta, per forza, perché Baggio per me è un super campione. Con gli infortuni che ha avuto, bulloni al ginocchio e una gamba quasi per tutta la carriera, ha fatto la differenza nella Juventus, nella Fiorentina, nel Bologna, nel Brescia e nella nazionale, ovviamente. Grande Robby in differenza assoluta. Così come in differenza assoluta ci va questo signore qui, Diego Armando Maradona. Ne sono state dette tante e abbiamo parlato tanto di Maradona. Per me Maradona non ha parole, è il calcio nella sua essenza, quindi differenza assoluta. Troviamo qui Zinedine Zidane. Allora, Zinedine Zidane lo mettiamo tra i direttori d'orchestra e prendo in esempio una partita. Italia-Francia alla finale 2006, 0-0. Fino a che Zidane non viene espulso per la famosa testata, lì muore la Francia. La Francia smette di giocare, il pallone non gira più, quindi senza il direttore d'orchestra, l'Italia arrivammo ai rigori comunque, però con Zidane in mezzo al campo per tutta la partita non lo so se arrivavamo ai rigori. Quindi direttore d'orchestra per Zinedine. Eccolo qua il pupone Francesco Totti. Francesco Totti è una goduria per gli occhi, per forza. Destro, sinistro, tiri, pallonetti, lanci di 40 metri. Un super giocatore. Per me è dietro solo a Roberto Baggio in Italia. Così come in goduria degli occhi ci va questo signore qui. Eccolo qua, Ronaldinho. Ronaldinho va in goduria per gli occhi perché era la felicità connessa con il calcio, sorriso sulle labbra e dribbling ubriacanti, una spina nel fianco per qualsiasi difensore della sua epoca. Questo qui, Michel Platini, dove lo mettiamo? Michel Platini lo mettiamo in direttore d'orchestra. Michel Platini è il direttore d'orchestra quasi per eccellenza. Dirigeva la fase offensiva come pochi nel calcio moderno. Quindi Michel tra i direttori d'orchestra. Poi troviamo Valderrama. Valderrama va direttamente in genio e follia perché Valderrama aveva un carattere un po' sopra le righe, però non possiamo non menzionarlo tra i 10 della storia perché è il numero 10 colombiano più forte di tutti i tempi ed è il calciatore più nostalgico insieme a Higuita della Colombia. Qui troviamo Omar Sivori. Omar Sivori, purtroppo, vista la mia età, non l'ho potuto vedere giocare, ma ho visto tanti video e highlights di questo signore che dicono che era anche un po' ribelle. Quindi lo mettiamo tra genio e follia, perché ho visto dei gol che all'epoca doveva essere solo un genio per pensarli, con
con le attrezzature dell'epoca soprattutto, scarpini, pallone, campi di patate dove si giocava. Quindi Omar Sivori va tra genio e follia. E qui troviamo il primo dominatore della tre quarti, Ruud Gullit, che per me dopo Van Basten e Cruyff è il terzo giocatore più forte d'Olanda. Un numero 10 che dominava la tre quarti da destra a sinistra e dettava passaggi, legge, tiro in porta, colpo di testa, forza fisica. Un animale, un grandissimo numero 10, forse il più fisico tra questi. E qui un altro dominio della tre quarti, con la testa tagliata, ma è Roberto Mancini, che con la sua Sampdoria ha diretto la Sampdoria verso lo scudetto, comandando tutte le trame d'attacco e facendo grandissimi campionati e prestazioni. E poi Mancini a livello tecnico è veramente tanta roba. Era veramente tanta roba. Ah, qui c'è un altro dominatore della tre quarti, eccolo qui, Lothar Matthäus. Lothar Matthäus, un tiro potentissimo, passaggi precisissimi e come Gullit viaggiava da destra a sinistra su tutta la tre quarti. Recuperava palloni anche come un incontrista e poi impostava come un numero 10, è un grandissimo giocatore. Qui abbiamo un altro direttore d'orchestra, eccolo qui, Dejan Savicevic. Savicevic, anche se tra questi forse il più lento a livello di velocità, ma a livello di piedi, genialità, passaggi che nessuno vedeva e lui trovava lo spazio, quasi come faceva Pirlo, però Pirlo giocava da regista e Savicevic giocava dietro la punta. È un direttore d'orchestra per forza, Savicevic è stato troppo bello vederlo giocare nel Milan. Così come Manuel Rui Costa. Anzi, Manuel Rui Costa va nella goduria per gli occhi, perché Manuel Rui Costa accarezzava il pallone come pochi. Io l'ho visto giocare nella Fiorentina, nel Milan. Gli attaccanti che aveva davanti dovevano solo buttare la palla dentro, Rui Costa ti metteva sempre in condizione di fare la cosa più facile per segnare. Quindi una goduria per gli occhi, Manuel. Così come, no, Messi va a finire nei direttori d'orchestra, perché? Spieghiamo perché. Perché Messi, quando ha tutti i musicisti intorno che sono gran musicisti e il direttore d'orchestra perfetto e la squadra non si ferma. Però abbiamo visto adesso che è andato nel Paris Saint-Germain, dove ci sono tutti ottimi musicisti, ma sono tutti solisti, quindi si trova un po'. Non è come il Barcellona. Comunque niente da dire sulla classe di Leo Messi. Gianfranco Zola, Magic Box con la maglia del Chelsea. Soprannominato Magic Box in Inghilterra, lo mettiamo in goduria per gli occhi perché i piedi erano sopraffini a tutto campo sulla tre quarti e poi giocava da mezzala, poteva fare il falso 9 a destra, a sinistra, era proprio il fantasista per eccellenza. Vai Gianfranco, grazie per tutto quello che ci hai dato. Lo spauracchio Alessandro Del Piero, Alessandro Del Piero, goduria per gli occhi. Perché sia prima dell'infortunio che dopo l'infortunio Del Piero ha fatto una carriera fantastica. Io ricordo come fosse ieri una partita al Bernabéu dove la Juve, una Juve poi tra le più scarse, tra virgolette, con la rosa, vinse 2-1, 2-0 al Bernabéu e tutto il Bernabéu si alzò in piedi per Alessandro Del Piero che segnò due gol. Pure prima dell'infortunio, con tutta l'invenzione della punizione alla Del Piero, veramente dietro a Baggio per me ci sono Totti e Del Piero in Italia, quindi alzo le mani. Poi troviamo questo signore qui, Romario. Allora, Romario con l'11 lo vediamo in questa foto perché nel Brasile giocava con la 11, ma nel Barcellona giocava con la maglia numero 10 e anche per caratteristiche per me è un numero 10. Quindi Romario era una goduria per gli occhi, immarcabile,
Non sapevi mai dove stava in mezzo al campo. Ricordo USA 94, tutto il mondiale che giocò nel 94, nessuno riusciva a prendergli i tempi, incredibile. Poi troviamo Eusebio. Questo signore qui, io ho dovuto documentarmi con quello che ho trovato online. Ho visto che ha fatto più gol che presenze, 600 e passa gol su 650, 70 gol su 620, 30 presenze, mi sembra. Per fare tutti questi gol con queste presenze devi essere per forza genio e follia. E poi c'è Zico. Zico lo mettiamo nel dominio della tre quarti perché Zico, pure per quello che ho potuto vedere online nelle documentazioni, era un altro che viaggiava su tutta la tre quarti da destra a sinistra. E comunque ottimi piedi, calci di munizione, colpi di testa. Un grandissimo calciatore. D'altronde stiamo parlando di dell'elite dei numeri 10, quindi sono tutti grandissimi calciatori. E l'ultimo, eccolo qua, Pelé. Peleva di diritto qui, indifferenza assoluta, perché tutti quanti dicono: sì, ma Pelé i gol li ha fatti solo in Brasile. Sì, però Pelé ha fatto più di 1.000 gol in Brasile. Io credo che se andava da un'altra parte avrebbe fatto la differenza comunque, senza se e senza ma. Spero che questa tier list vi sia piaciuta. Se vi è piaciuta, mettete un like al video. Se non vi siete iscritti ancora al canale, iscrivetevi al canale, attivate la campanella delle notifiche e ci vediamo nel prossimo video. Ciao!